E quindi noi per fare un buon cumulo ci avviciniamo a una visualizzazione di quello che può essere una torta. Perché? Perché abbiamo bisogno di ingredienti, abbiamo bisogno di un modo preciso per trattare questi ingredienti, abbiamo un bisogno di una elaborazione di questi ingredienti. E vediamo quali sono allora. Beh, innanzitutto vediamo quali sono davvero gli ingredienti della nostra torta. Quindi abbiamo dei raspi, dei tranci, del letame, ora vedremo perché, delle vinacce e delle fece. E fino a qui abbiamo a che fare con prodotti che derivano dalla vigna e dalla cantina. Possiamo avere anche della paglia e vediamo anche il perché. Questi sono assolutamente mescolati, quindi non sono in quest'ordine, ve li ho messi solamente perché da qualche parte dovevo iniziare, ma li mescoleremo e cerchiamo di capire anche qui come facciamo a mescolarli. E avranno, e questo è importante, queste dimensioni grosso modo. Perché? Perché sono le dimensioni che abbiamo scelto anche in cantina per arrivare alla nostra vasca, per esempio, da 50 ettolitri, che non è 200 e che non è 10, perché abbiamo valutato che in termini di dissipazione del calore, di qualità del mosto e quant'altro, siamo arrivati a questa misura. Beh, queste misure ci consentono di non dover rivoltare eccessive volte il nostro cumulo, che è l'operazione più costosa, e di non avere dei blocchi di maturazione, di evoluzione del mosto e quant'altro. Quindi, sono delle buone misure all'interno delle quali, per esperienza, vi consiglio di muovervi. Questo è quello che noi chiamiamo un cubo. Quindi è questo insieme di materiali che andiamo a vedere in che modo mettere, nel quale avrà questa maturazione della sostanza organica per avere cosa? Per avere dell'humus, per avere dell'humus di qualità. Per arrivare a questo cumulo, però, dobbiamo cominciare a collezionare quelli che sono gli ingredienti che abbiamo appena visto prima. E come potete immaginarvi, l'ingrediente più importante in termini quantitativi sono i tralci. Quindi questi sono degli esempi di tante macchine che possiamo avere ora per la raccolta di tralci. Sono delle trince, in questo cassone rosso, quindi questa è una trince normale, in questo cassone rosso vengono raccolti i tralci che poi verranno scaricati in un carrello, caricati in loco, e questo lo facciamo per gli ettari che abbiamo dell'azienda. Sono attrezzi che spesse volte vengono anche condivisi tra diversi viticoltori. Per aziende piccole, io ho messo l'esempio di attrezzature più piccole, perché non conosco le vostre aziende, e quindi magari posso pensare che qualcuno abbia semplicemente un ettaro, mezzo ettaro, 2 ettari. Sono attrezzi che possono usare. Sia questo che gli altri attrezzi, che quello di prima, scusatemi, sono molto utili nel caso di olivete, nel caso di frutteti, quindi possiamo andare a processare tutti quelli che sono gli scarti di potatura di qualsiasi albero. Abbiamo la necessità, questi sono altri esempi di macchine, abbiamo quindi la necessità di sminuzzare, perché questi sono elementi che sono ricchissimi di lignina e per poterli decomporre in tempi ragionevoli dobbiamo poter pensare di andarli a sminuzzare, a sfibrare più che sminuzzare, la cosa più importante. Quindi questo è il tipo di materiale di cui abbiamo bisogno per far partire un processo di corretta decomposizione. Ed in questo caso nella tenda piccola di prima, quindi abbiamo tutti i tralci ammassati che poi vengono presi per mano. E voilà, quindi questo invece è un esempio che ci fa pensare che tutti questi ingredienti della nostra torta, beh, non sono presenti allo stesso momento, perché abbiamo i tralci che arriveranno nel periodo invernale, da gennaio a marzo, ad aprile, a seconda di quando trinciamo, quindi quando potiamo ancora prima, ma per esempio possiamo avere banalmente le vinacce che sono già pronte dopo la vendemmia. Quindi in questo caso vinacce e raspi li disponiamo in un cumulo a parte. In questi mesi, che andranno dalla fine della vendemmia fino all'inizio del processo dei tralci, e in questi mesi queste vinacce cominceranno a decomporre, e tanto si riempiono nel giro di un mese o due molto velocemente di lombrichi. Quindi è un po' uno starter di fermentazione. Quando poi arriverà.